Il 3500 GT fu la vettura che salvò la Maserati, perché alla fine del 1957, all'apice della gloria sportiva, dichiarò il ritiro dalle corse. Sul mercato erano apparse delle vetture concorrenti, tipo la Mercedes 300 SL Halle di Gabbiano, quindi la Maserati decise di produrre una vettura con un motore di 3500 di cilindrata. Tutti i tecnici della Maserati si dedicarono allo sviluppo di questa macchina. Se la 3500 non avesse avuto il successo che ha avuto, molto probabilmente oggi non staremo qui a parlare, certo, della Maserati come costruttrice di vetture stradali. Quando siamo partiti costruivamo le macchine come le Formule o le Sport sui cavalletti. Dopo negli anni 60, fine 59, abbiamo ripreso i capannoni originali, poi dopo da una settimana, una al giorno, eravamo arrivati, quando abbiamo fatto la catena nuova, a 3-4 vetture al giorno. La 3500 GT è stata anche la vettura che ha caratterizzato un periodo di grande crescita italiana, è stata la vettura del boom economico. Diciamo, abbiamo avuto tra i clienti delle personalità dello spettacolo. Gino Becchi. Poi Domenico Modugno, Renato Rascher, Miranda Martino. Sono personaggi che hanno caratterizzato quest'epoca, e la Maserati 3500 GT era la vettura da avere.